Io sono Matteo Bruno. E io sono Marco Cioni e siamo la Slim Dogs Production. Marco. Insieme anche ad Adriano Santucci e Giovanni Santonocito, che non sono qui perché stanno lavorando. E perché noi siamo quelli che lavorano di meno. Siamo bellissimi. La scelta di questo nome, Slim Dogs, che significa cani magri, deriva dal nome del mio canale YouTube che si chiama Cane Secco. Allora, siccome in inglese fa tutto più figo, abbiamo detto manteniamo l'identità di cani magri, perché siamo tanti cani, tanti magri, ma in inglese, così uno non ci pensa, Slim Dogs Production. Il problema è quando ingrasseremo. Poi ci penseremo. Di che cosa ci occupiamo esattamente è una domanda a cui non ho mai saputo rispondere, no vabbè. Produzione video e comunicazione digitale è la frasetta che usiamo noi standard per farlo capire anche alle nonne, alle mamme che ce lo chiedono. E sostanzialmente gestiamo tutta la fase di tutta la filiera produttiva dei contenuti video per spot, per brand, videoclip musicali. Che poi generalmente vanno sul web. Sì, diciamo. Non sì. Solo, però principalmente sul web. Tendenzialmente sì. Quindi dalla creatività passando per la produzione, e quindi l'organizzazione delle riprese, le riprese stesse e poi la strategia di comunicazione. Ehi. È figo il fatto, secondo me, che il canale YouTube Cane Secco, che è nato più di 10 anni fa per colpa mia, sono stato io ad aprirlo a un certo punto, avevo 16 anni, quindi ho aperto questo canale, è passato da essere il canale di un sedicenne che fa degli esperimenti nella sua stanzetta con la prima telecamera a cassette, a essere adesso una sorta di registro di quello che noi facciamo come società di produzione video. Quindi lo utilizziamo per raccontare a chi ci segue che cosa vuol dire avere una società di produzione video a 27 anni, quindi insomma... Io dico il termine fico, che è corporate storytelling, significa, dico, io faccio tutte le parole in inglese perché ho 2 lauree e devo farle valere questa cosa. E praticamente quindi sì, a raccontare la società in modo da anche comunque ai fini commerciali, nel senso che poi i clienti vedono come lavoriamo, che cosa facciamo e quindi... Scappano. Alcuni scappano e altri invece ci chiedono di lavorare, ma... Raramente. È vero, ma accade, cioè è incredibile, ma accade. L'ispirazione per i vlog settimanali in realtà è la realtà. Cioè, nel senso, visto che raccontano le nostre esperienze di videomaker, oppure uomo del marketing, della comunicazione, montatore, post-produzione, insomma tutti i ruoli della produzione, l'ispirazione per questi video è quello che ci succede. Quindi è probabile che magari per 3 settimane uno possa vedere da utente persone al computer che lavorano da una parte per organizzare delle riprese, da un'altra parte per fare delle riprese, e magari a un certo punto arriva il periodo di Natale e stiamo facendo l'alberello di Natale nel nostro studio. Quindi è tutto molto reale, è tutto molto vero. Sì, poi diciamo che tendenzialmente anche quello che cerchiamo di fare è di prendere magari i trend del momento, nel senso magari si parla di Blue Whale Challenge, che è stato un fenomeno riguardante diciamo i suicidi dei giovani, e abbiamo cercato a quel punto, pensando questo è un tema importante che secondo noi va affrontato, e perché soprattutto ci seguono comunque giovani, dobbiamo affrontarlo, e quindi abbiamo provato a impostare la settimana prendendo spunto da quel tema e cercando di dire la nostra, e in questo caso sì, il punto di vista di Matteo. Nel nostro caso, da videomaker, siamo usciti dal nostro studio per andare a intervistare delle persone in giro per la città, e quindi abbiamo preso le testimonianze delle persone, il pensiero delle persone, e abbiamo costruito un racconto sì, che unisse un po' noi gli altri, e è uscita fuori una roba curiosa. YouTube è una piattaforma, quindi sostanzialmente è un luogo dove tu puoi caricare dei contenuti. Quindi di base non deve essere visto come un punto di arrivo, ma come semplicemente uno strumento. Nel nostro caso YouTube è lo strumento che abbiamo a disposizione anche solo attraverso il nostro telefono e il nostro computer. Quindi è molto semplice creare un contenuto pensato per quella piattaforma e poi condividerlo con chi usa quella piattaforma. La televisione ovviamente ha degli altri schemi. La differenza tra YouTube e televisione è che la televisione ha un palinsesto fisso, ha un tipo di utenza anche di un'altra età. In questo momento la nostra fascia d'età media è intorno ai 23-25. Tra i 23 e i 27, sì. Quindi nel senso sono i nostri coetanei. Noi attraverso YouTube riusciamo a parlare perfettamente ai nostri coetanei, e questo per noi ha un'importanza incredibile. Secondo me c'è anche un elemento essenziale, che è quello dell'interazione, che certo, in televisione è univoco, no? Cioè la televisione trasmette, tu ricevi e lì finisce. Invece su YouTube c'è la possibilità di interagire nei commenti, e che poi la cosa veramente figa secondo me è che dal digitale riesci a passare al reale spesso, perché poi quando
instauri un rapporto con l'utenza e diventa un rapporto di fiducia, poi puoi fare delle cose tipo lui quest'estate ha fatto un viaggio facendosi ospitare dagli utenti, quindi solo attraverso i social, esatto, solo attraverso Instagram. Quello che era un utente di Instagram fino a mezzogiorno di sabato, a domenica a luna è diventato una persona a cui tu dormi a casa sua, e quindi una persona reale e vera con una storia, e quindi secondo me questa è la differenza un po' sostanziale. Succede anche a livello di conversione tra web e mondo reale, che ci mandano, ci spediscono dei regali, cioè delle cose, dalle cose più folli tipo le accette, ma questa è tutta un'altra storia, alle cose più incredibili tipo adesso ci hanno fatto un plastico del nostro studio curato nei minimi dettagli, quindi c'è una persona che per 30 ore, Alex si chiama, si è messo lì a fare un plastico del nostro studio, è follia, follia positiva però. La domanda sul futuro di solito è sempre quella che ci lascia un po' tipo perché ovviamente uno poi ha tanti sogni, tante aspirazioni, tante idee, però la cosa figa è che il mondo in cui stiamo lavorando, soprattutto il mondo di internet, cambia con una velocità folle, quindi secondo me la capacità che uno deve riuscire a mantenere nel tempo è sapersi adattare e saper raddrizzare un po' il percorso che uno ha in testa a seconda di quello che succede anche alle piattaforme che usiamo. E sicuramente il nostro obiettivo adesso è strutturare bene dei gruppi di lavoro per non essere più solo noi, che un tempo eravamo solo noi quattro, poi adesso piano piano siamo diventati sempre di più, quindi l'obiettivo è creare dei gruppi organici di persone che riescano a lavorare bene come squadre. Sì, secondo me il punto è anche che quello che noi stiamo costruendo è sì fondamentalmente legato al web, però è anche una realtà a sé stante, quindi la cosa secondo me giusta è quella anche di crearci una realtà che sia slegata dalle dinamiche di internet, nel senso nel momento in cui domani YouTube esplode, non lo so, e quindi perché nasce un'altra piattaforma, se ci pensate nel 2005 MySpace era incredibile, 3 anni dopo era finito, e noi stiamo cercando di crearci una realtà lavorativa che sia sì ovviamente perché noi lo vogliamo legata al web, ma che poi possa anche funzionare in maniera a sé stante e distaccata da quello. Sì, ma infatti di base il concetto di creare dei gruppi di lavoro è legato molto alla produzione video, quindi sì, può essere il videoclip musicale come il prodotto pensato per il web. Di base, se la squadra che produce questi contenuti video funziona bene, può funzionare in tanti contesti. Le persone sono il futuro. Le persone sono il futuro. Ammazzati. Le persone sono il futuro. Frasi alla Quindi di solito poi parte un applauso pazzesco, ma non c'è nessuno, quindi lo mettiamo dopo. Fatelo da casa, per favore, l'applauso. Siamo arrivati alla seconda domanda che di solito ci lascia un attimino gelati, cioè il consiglio per chi vuole realizzare il proprio sogno. Dio mio. Allora, di base ovviamente noi non è che abbiamo 90 anni e figliolo, un tempo io avevo dei sogni e li ho realizzati tutti. No, non è andata così, cioè nel senso noi stiamo lavorando per realizzarli questi sogni. Sicuramente il fatto di riuscire ad essere belli dinamici e di costruirsi attorno a un gruppo di persone che possano avere lo stesso obiettivo, secondo me questo è fondamentale, perché a quel punto puoi condividere le idee e portare avanti insieme un obiettivo. Sì. E secondo me anche essere ordinati, nel senso darsi un tempo e un obiettivo, perché se non ti dai un tempo e un obiettivo da raggiungere in una maniera un po' sistematica, poi non sai mai se sei arrivato dove volevi arrivare, se stai andando in quella direzione, se ti perdi, insomma. Quindi per me tipo voglio fare questo e ho 2 anni per farlo. Per un attimo ho pensato ad essere ordinati fosse tipo la mamma che dice metti a posto la stanza, tra così l'altro essere ordinati realizzerai i tuoi sogni. Rifatevi sempre il letto ogni mattina, sempre, e realizzerete i vostri sogni. Perfetto. Io ho sempre sognato di essere un grande skater, di saper andare sullo skate veramente bene, perché se ci pensi... Immagino che la domanda vertesse proprio su no, questo. No, no, voglio trasportarlo nel mondo video, perché nel mondo video se sai andare sugli skate tu sei fantastico, perché prendi uno stabilizzatore a 3 assi, vai sullo skate e fai delle inquadrature mai viste. Io non posso farlo e non l'ho mai... E invece imparato. La cosa che hai fatto che non avresti voluto fare, io lo so qual è. Conoscere Marco Cioni. Non lo so, qual è? Il nome cane secco. Beh, forse scegliere il nome cane secco non è stata proprio un'idea geniale. Cioè, per carità, poi te lo ricordi, eh? Siamo anche in 2 a Roma, c'è un rapper che si chiama Cane Secco, io gli voglio un sacco bene, ci conosciamo e potevo chiamarmi che ne so. No, perché il problema che lui dice sempre è che tu all'epoca sei partito dicendo vabbè, io scelgo sto nome a casaccio, te pare che poi mi ci legherò. Vabbè, ma è come se adesso ti iscrivi al sito bubu.com, ma che te frega di che nome stai scegliendo. L'altro giorno siamo andati a una premiazione e sulla targa c'era scritto Cane Secco invece di Matteo Bruno. Mannaggia. E vabbè, è andata così. Tu invece sentiamo un po'. Io dai. Una cosa che
Non lo so, no, allora, la cosa... Oddio, sto in crisi. Una cosa che avrei voluto fare e non ho fatto. Niente, non lo so. Arrivato, no, ti giuro, non saprei, non saprei. Nel senso, col senno di poi è un po' una domanda alla Marzullo. Potevi dire quelle cose tipo studiare meglio storia, geografia, quelle cose. Posso dirti una cosa che ho fatto e non avrei voluto fare. Vai. Ed è... lavorare con... non è vero. Ammazza, lo stai proprio per dire. Perfetto, no. Dai, andiamo avanti. Prossima domanda. No, no, aspetta, seriamente. Ah. La cosa che è stata... andare lento all'università al primo periodo. Avrei voluto fare tutto più velocemente. Cioè prendermi meno tempo per riflettere sulla mia vita, le cose. Era meglio se facevo le cose direttamente. Ciao, però ovviamente col senno di poi è sempre facile. Non però... si vede di sedi, ma... ma non è che ho perso tanto tempo. Beh, però no. Comunque. Ultima domanda. È più forte Hulk o la cosa? Io lo so. Io non lo so e dico... tu sai, aspetta, tu sai chi è la cosa? Sì, io chi dico è? La cosa. Che non capisci un cazzo, posso dire cazzo, ma... no. Che non capisci posso niente, dire la rifaccio. Era Hulk. Che non capisci niente, sì, è palesemente Hulk. E per questo esistono le squadre, io no, sono no. Per la cosa e tu ma sei ma sì, Hulk. Ma non puoi, cioè è palesemente Hulk. Ha va battuto bene. Pure Thor. Andata. Hanno fatto un sondaggio anni fa telefonico in America e ha vinto Hulk contro, non mi ricordo, ti sembro americano? Ah no, mi sa ha vinto Superman contro Hulk. Però vabbè, Hulk è più forte la cosa, vabbè, l'oggettivo. Okay. Vabbè. Mi piace esteticamente la cosa, è più... Ma qual è? Tu sai qual è? Che intendi? Qual è la cosa? Qual è? Descrivila. È il Crepatol, l'uomo Crepatol. Matteo Bruno è un grande amante dei fumetti. Quindi niente, l'intervista è finita, se volete iscrivetevi a questo canale. Su che canale andiamo? Iscrivetevi al canale della Scuola Romana di Fumetti, lasciate mettete un like. Condividete e commentate scrivendo se per voi è più forte Hulk o la cosa. Esatto. Dai, generiamo un po' di commenti con una parola. Perfetto. Ciao. Ciao.